Fici mezzo ferro, ora va a fare l'altro mezzo pure. Cosa non ne facciamo più? Vabbè, no, io già bastavo l'esempio. Poi stai A facendo. barare Sì, sai, sono scardetto. un carrello che ci è fatto da tutto è fatto mio. Esatto. Però è difficile guardarlo perché È tutto il è resto di tutto legno. all'interno, tutto il lavoro che feci io qui c'è all'interno. È fatto così. Si è fatto un quadrato e c'è giusto giusto l'intavara. Sì. Ora siccome Carrotto non se ne andava a birre, come aveva fatto insieme con Masso Massimo Pide. Pippo Spampenato, io vedi, non che tagliavo, ci saldavo in mezza fazzoletta uno ogni angolo. Poi dopo feci un altro quadrato stesso come che dove sotto le ferraù. Ferro rigido pesante, non rigido legno. Dall'intermedio di un quadrato risulta che dove in capo ci messo un mollone di 600 e un ammortizzatore. E ci ne messo uno ogni angolo, da tutti e quattro angoli. Poi ci feci le cose per firmarle da vara, no? Quando stavano fermi. Poi dopo risulta ci feci un posto che andiamo a mettere la batteria, per poter addomare la luce da un capo. Ora perché io feci questo travaglio? Così che quando la mara cammina, gorgia una scappa, una cosa, è come una macchina. Esatto. La chiede da ammortizza e o santo sta fermo. E tanto per avere questa situazione. E all'ultimo poi ci feci. Faccio, non è che se ci mette gli stanghi per portarlo ancora, no? Come si chiama? Ci Sì. fece quattro cose per imparare, c'è stanga, quando qui avara e resta sempre nuova, si poteva mangiare stanga, ma Esatto. avara è sempre nuova, Certo. è tutto questo. E un'altra cosa. Cale in cutine perché c'ave due pizze? C'ave un pizzo di nolaro e un altro un pizzo di soprarotondato. Sì, perché questo cono rotondo Sì. a me mi serve per quando faccio per ricavarlo. Ah, ho capito. Oh. Mentre il corno quadro a me serve quando facevo sappuna 9, perché l'occhio si faceva nel corno quadro, capisci? Sì. E poi si travagliava. E come ancute si chiama ancute In cutere. c'era una ancute e ancune c'era due si hanno due i corni c'hanno nome diverso di corno pure come si Ma se mi caso, secondo il mestiere che uno fa quando fa il fabbro, pure lì in America, vitti in cutine, che era questo corno quadro, è giusto, che c'era, qua era ribassato, però io veniva quadrato tutto fino a qua, poi che cosa ci serviva io non lo so. Oh. Però vedi, a Guria Vecchia che aveva un po' a me in pace, c'aveva un buco qua Sì. e un buco pure qua. E Ora sti che ho che buchi? fa? Ora a che cosa vedi? Ci mettiva questo cappello qua, vedi? Sì. Così, Ah. carino, ci mettiva giù. E io facevo i chiovi a mano, i chiovi per ferrare i muri, facevo a mano, che mi mano. E lui faceva 500, 400 ogni giorno, perché ciò non poteva fare perché il buso mio mi Certo, stancava. certo. Dopo che facevo i chiovi, e mettevano un palettone e ricuciva sopra la forbice e posava cavolo in terra. Perché? Perché un chiovo deve essere morbido e quando si fanno i chiovi per poter ferrare si fanno del ferro più morbido che esiste, che è ferro omogeneo, che tu lo puoi guardare così e non si va a rompere, specialmente se del ricotto dopo fatto, capisci? Sì. E i giova si fanno in questo sistema. Poi ne faceva per sovaggi, ne faceva per esempio un numero 5, un numero E 6, un numero numero 7. la lunghezza era, no? La O lunghezza. la larghezza. No, lunghezza era. Cioè, numero 4, numero 5, numero 6, numero 7, e fino al numero 8 e pure numero E a chi 9. si mettevano Perché questi? all'epoca c'erano pure i giova a ghiaccio che si ferravano, che si mettiva. E che erano questi E giova ghiaccio? giova a ghiaccio erano. O la testa era fatta con la punta pizzuta oppure era fatta a E taglio. a che serve questo chiovo che ha punta pizzuta? Capito? Per attenare in ghiaccio, Ah, ho capito! Sì, sì, in sì, sì, sì! I ghiaccio, si muli chiamano alpini! chiova ghiaccio, I muli i muli alpini! alpini, sì signore. E in base è la grossezza di questi, cioè
la lunghezza di queste chiodi era che c'era il mulo che aveva un lugno più spesso oppure no? Com'era? Perché? Ma secondo quelli che perirono, non altro facciamo i chiova. Perché se è un vero bello robusto, un vero grosso, quello chiova numero 8, con cavardazze romane, si ferravano con numero 8, numero 9, che io non numero, non a lunghezza. Sì. Però cioè, avevano un totale numero, però avesse a corrispondere un numero 5 centimetri, sì, sì, un numero 6 centimetri, un numero 7 centimetri, ma che dovrebbe essere difficile essere 10 centimetri. Oh. Era una misura da così, sì, una sì, ora misura... E poi un'altra cosa, Marciocola, qua a Mezzuso c'era qualcuno che aveva i famosi cavalli che di quei ritiro, e c'era qualcuno pure cavalli sullo mula fino. Ma a Mezzuso c'era un solo cavallo tramano che la via Peppe Vento ferrava io. Mm. Era un cavallo tramano grosso, possente. E che faceva questo cavallo? Per ci voleva un quarto di ferro. E che faceva questo cavallo? Che fa? Te cavallo ritiro oppure ci travagliava in campagna? Ci travagliava in campagna. E poi c'era un cliente che aveva chiossamuli di tutti, quanto ne poteva avere? Un cliente proprio che aveva chiossamuli, già ci porto 10 mule, c'era oppure una via massimo 2 mule. Ma che se che deve andare massa via, no? 10, 12, avevano un altro 4, 5 cavalli. E una via resta il cliente che ne aveva assai? Sì, a Villa Frate. A Mezzuso una via? A Mezzuso c'era Peppo Vento. Mm. E un fratello Nasavì c'era un sparino di Giacomo. Ah. Chi si capiva in febbre? Chi si capiva in febbre assai. Certo, quando un Ferraro... C'era Paolo Mele, puro. Che non mi ricordo così appena sì. Perché... Quando un Ferraro guarda pigliava un cliente come questo era buono, no? Certo che era buono. La maggior parte dei clienti non ha difficile, ma come chiuso. Per la certezza di Ferraro Mele e Cavalli. E nella stessa tempo per curare per il difettoso, perché il Camenzuso non da sediario ma non ce n'hanno stato mai. Certo, ma ne scalche vero e proprio. Ma ne scalche vero e proprio non ce n'hanno stato. C'era Mastro Ciro, era pulito, ferrava pulito, però il difetto ne conosceva, come manco ne conosceva a Villa Frate. E quindi, e poi passiamo ora, per quanto riguarda invece l'artigiano vero e proprio, l'artigiano, cioè... E fare un fabbro nel senso fare cancelle, queste cose, quando ha cominciato a farle? E ha cominciato a 29, quando aveva 29 anni. Ha cominciato proprio quando aveva potere cose più pignola. E che fa? Non fu nessuno che ci fisi. A cuccio fisi? A cuccio fisi. A cosa? E che ancora esiste se fu nessuno. E che facevo il giornale tavolato. Tutto tavolato. Tutto tavolato. Ed erano questo semplice oppure qualcosa di lavorato? No, è lavorato, tutto fatto a mano, senza saldature, senza niente, con le accimisi, con ammecciature fatte a mano, le matecalima ben pulite, poi bucate tutti i barri, tutte bucate con la sbassatura fatta, che quando poi si impegnavano i dare stava da rincia e se per esempio c'era qualche. Di essere io ci passavo lì ma a modo che una via passare da sapia pingere la mano sapia sfardare una cosa e l'altro, capisci? Marciocola, è un travaglio più curioso nel senso una cosa che fosse un qualcosa risciano che fisio qualcuno ci si ma a fare questo travaglio quale è stato per dire va una cosa un travaglio sciano qual è stato? Ma un travaglio sano che mi fecero fare, che mi portarono a me una fotografia, ero puttano, e ci fece finessuna o il nodo di come si chiama? Di moschiglione, come si chiama? Perché so che mi pare che avesse il dottore. Ah, figlio del Boro Moschiglione? Sì. E che travaglio ci fece? Che ci fece un balcone con un vestito, io mi portai una cartolina e ci feci tutto quello che c'era nella cartolina e ci feci preciso per come era fotografato, perché la fotografia mi portava. Certo. Una cosa per mia. Quale? Feci Vessoi a Peppino Tantini. Dieci? Vessoi. E che sono questi Vessoi? Ora lo sapevo, ce l'ho già tu. Sì, ah, per tra le versure. C'è la bombera, a parte sì. Solo come una pala che farà sì. Così.
Il mio, questo fu il lavoro più difficile che fece e l'ho fatto così esatto che già fu l'unico vuoto che fece questo e tutti sbegolati a mano a colpi martello un capangugna perché a buon comune era buona a mio padre che la porcia veniva a Simone Troppi Comune chi davvero fosse e io quando fosse mi arrangiava e mi portavo ferro nel comune sì. Capisci? E per tagli... poi ci fece un insegno a Massangelo, figlio di Massangelo Schellizzi. Questa barra dell'arco, ossia c'è fisica che sta... Sì, che si è fatta mia. Perché dopo c'era un ingegnere architetto che travagliava. Sì, mi ricordo. Vero. E chi dice, mi sa fare, mi piacesse fare, scrivere barra, dice a ferro battuta, lei che ne dice, ci disse a chiedere. Ci vuole Cesare, ci vai a Valle d'Ormondo, ci guardaci sul professore e fare queste... Ste insegne. Dice ora ci provo a cacciare questo Massangelo, qua se no dice si mollate esatto. Mano, qui ci dica a lei. Io non morisse a me, mi portò questo da quarta e ci fece preciso perché era come se andava. E l'architetto è rimasto contento? Padre mio, io... quando mi vitta mia, che fu io ne San Giuseppe, io passavo, io ne conoscevo, che era una femmina, sacre... giusto, sì, giusto sì. Questa sala di mia sorella a Cefaladiana. Passava io, mi dice, vieni qua, ma sono voi, cioè, se desidero, ci fa l'architetto che era insieme, dice, signora, c'è chi sei tu? Fabbro. Sì, tu Fabbro che mi fece l'insegnare a mia donna. Sì, ah, dice, è stato lei, sì, sono okay. Stato, è stato bravo, mi aspetti a spalla. Certo, sono soddisfazione. Sono... Poi vi dà la cuce di un capo. La cuce che della brigna. Che della brigna. Che sta riuscendo, ci mi sigo. L'allungavo. L'allungavo. E come c'è che no? Capeccio Punzano Ponte. Ah, Ponteggio. Osai a capire io in Gemola, a Bisurca, a Paolo. 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 Mischino corpo di marzo. Ora siccome noi mi portato la stessa misura, come ce l'avevi metti io già? Va bene che avevo l'ossigeno, ma con l'ossigeno veniva debole. E allora io che feci? Ci spaccavo i punti. Allargò. L'allargava e ci faceva così a capire. Esatto. E Paolo mischino corpo di marzo. Ora mentre che io ci faceva saldatore, che qua saldava, un goccio di fuoco si veniva da sotto. Quindi si stava bruciando da prima, a Brigna, a Papacina era da poco che mi chiesto dallo fuoco. Conoscevo Audrey Ferrara, nel senso il rapporto con Audrey Ferrara nei paesi vicino a te? Il rapporto di lavoro, cosa, oppure l'esperienza, cosa? E a fare qualche travaglio con qualche Ferrara, paese vicino, lo chiamavo per dire? No, no, questo rapporto no. No. Semplicemente quando c'era Calongiccio l'Armeri, io mi aiutavo a fare qualche cosa. Ok. Che era pure un bravo artigiano. Sì, mi ricordo. Io era Armeri. Era alla mera, faceva la mera. Faceva i carceri fucili, faceva i balestri di scopetta e certe volte ci timbrava io. Pure a marzo per il pabbenato faceva certi lavori, poi veniva, poi diceva così le brunire, così a così ci brunisce io. Quanti anni aveva che si arrederava così? Che ci inganne? Già so, con 7-8 anni. Quindi ora fanno pensionato, no? Ora faccio pensionato. Quando questo occhio amico proprio per divertimento ci fa qualche piccoletto. Claro. Va bene, Marcio Colo, io la ringrazio. Va bene, come vedi ci fici questo piccolo. Sì, sì. Abito pagliare, ci fici quattro pugna, due pugna, o figli. Piccamia? No, pugna per spaccare lì. Ah, sì, sì. Anche lui l'abbiano messo carcerato, un zio che tu che cambazzaro dopo a Brigna, come si chiama? Mimmo si chiama, Mimmo Marzeri. Ah, sì, sì, sì. Ah, sì, certo, credo che fu a l'acqua. Con strumento antico che c'aveva, come... Strumento antico che c'è, sta si c'è. Non è che è antica proprio. Sì. Sono in antichi. Ciaio.
Chiste ne angune a fatta di meno, no? Cioè così, diciamo. Qua ci facevano i sedelli per mettere in te capessuna, che ho fatto pure capessuna, io ne ho fatto tante cose. Ah, ci serviva per lavorare sta cuna? Sì, per travagliare, ci facevamo i sedelli per capessuna. Il sedede che significa? Il sedede di capizzuna che cosa erano il preciso? Ma scioccola, il sedede... A-S. A-S, la S, sì, sì, A-S, la S. A-S. Sì, sì, la S, la S. Sì, sì, la S piccolina. Non l'avevo capito, mi pareva Jesse, perché... Sì. Questo è un pugno per fare cittolette una mano per ce ne fare una a mio figlio. E come funzionava questo? Ora te li voglio. Pigliavano a balestrette le chiese di macchine, quindi fini. Ci un guardariamo a capo. Ci un guardariamo sempre mettendo sotto a fuoco? Certo, a fuoco. Un guardariamo a capo e poi ci si andava a nera a spaccarsi. Perché sì. Cosa vi aggiungere a casa? Certo. Poi prendiamo un pezzo di acciaio così. Insomma, in questa stanza prendevano a balestra il trattore, ne tagliavano un pezzo di tutto e si saldava dopo un tallone. E veniva accetto tutto. E faceva accetto l'edda, non rungone. Sì, sì, accetto l'edda. Non rungone un'altra cosa. Questo così ci faceva l'occhio a tutte le cose. Ci faceva l'occhio a tutte le cose. Poi la fanno riferre e poi... Sì. Poi la fece cette grosse per ascare legna, fece cette calabrisa e ci fece cette mezza calabrisa, poi fece runguna, fece runghi. Tutti questi ferramenti tanti faccio tutto, fino a cotende uccelli facevo. Cotende uccelli? Qua l'ama sempre d'acciaio? Certo. E umano che ci faceva sempre in ferro? Oppure in legno? Umano che ci faceva in ferro, quando era un cotendazzo che doveva... Sì, ricucino. Che do grosso. Che do fino ci faceva le corne grasse. Le corne grasse. Ed era l'accattaio oppure... lo travagliai come un corno grasso, l'accattai all'este buono oppure lo travagliai ossia tutto così, ah, tutto così ossia io, vedi, a mia figlia c'è fare pure una raspa d'aglio, che cos'è questo? Questa raspa da taglio. Questa sapi che ho avuto io quando faccio marrugge sì, ho capito, faccio marrugge dei martelli, dei mazzi, dei cose. A suo figlio credo che America ce l'ha a fare? Sì, vuole fatta chi stare qua e ne ha chiesto lì. Ho già chiesto, vedi? Come si chiama? Questa è asciugna. Ah, l'asciugna. Questa è un'ascia, fatta mia, vedi? Questa mi serve pure per smarrare legna. Sì, l'asciugna quando... Per mangiare legna, questa è asciugna, però questa a casa la io sono maestro per mangiare questa, perché io fu operaio guardafili e tutti i puntelli, tutti, come si chiama, i fici io quando ero giovane, sgoppava pali, poliziava e poi ci passava al raspetaggio per chi deve i fici vivi. Oh, e queste cose quando per dire s'azzannaino, se ci passava... Chi sta a capire se mi ha azzannato andare a stare? E come? Posso fare che taglio, ora così ce ne esce il reo taglio. Ah, ma sono che per il ferro ci sarda l'acciaio, ci azzaria la punta. Sì, ma per lo più tutti i ferro sono fatti. E appunto. Tutti gli acciaio sono fatti. Sì, ma quando ci sono qualcuno fatto il ferro? No, se ti rendi più proprio. Come la rata ne facevi passare, metterci l'azzaro nuovo da punta, no? Sì, però dalla rata, vedi com'è, quando io facevo pomeri nuovi, i pomeri nuovi ci mettevano a puntina di acciaio proprio a pizzo, in modo che chi era sempre pizzuta e ci vogliavano sempre.
quando si neo completamente, poi se ci faceva il recauso e poi se ci metteva una puntina. Chiedo che era masso fino però, perché la gente acchiappava un pezzo di ferro e ci facevano il recauso e buono tesante. Ma dopo, essendo ferro, che si mangiava questo. E quando la punta era acciaio che ci metteva, io facevo figura. E il cliente io mi facevo, il cliente da me stesso, perché sapevo lavorare, certo. Sapevo che dovevo fare, capisci? E quanto durava un arato lavorando normalmente? Quanto tempo poteva durare? Ma duratura non lo so, secondo il lavoro che facevano. Se il terreno era col peggio, senza peggio. Arrivavo a fare la rata col torecchio, come ti disse, ne hai uno in miniatura. E ce l'avevo, calcelavo su. Su va. E ora talento. Hai pure una radice da pipa. Mi venne difficile a fare la pipa. Anche l'arato portoreccio pure mi venne a fare. Che di grosso mi venne più facile. Io mi fici, ma si vidi se la vuoi vedere, che io mi filettava i viti per metterli nell'arato portoreccio. E chissà da come fici questa, vuoi vedere la faccia. Ora Taliano. Va bene, ma il suo colore è mattalello, sicuro. Già. Va bene. Però poi si rompio e l'ho passata da recca. Questo è il quadro. Questo l'ha scattato, una cosa capita. Questo è la maggior vita che mi fece. Ma come non... La maggior vita che si fece. E un punto mezzo mi pare sardato, come fici? Che cosa, questo qua? No. Ora te lo spiego io. Vedi, questi sono i cuscinetti, fatti con i neri. Sì. Che ho conquistato il cassigio e fa questa filettatura. Sì. Per fare questo buco qua, come fici, secondo te? Questa qua era una balessa. Io sì. Pigliavo una balessa, la tagliavo da così e da così. E ce l'avevo un pezzo di qua. E questo fece umano. E di questa banna fece stessa. Sì. Ora, una volta che hai fatto questo, abbiamo a fare questo porto su qua. Sì. Come ci posso fare questo porto su qua? Questo buco qua, come ci posso fare? Secondo te? Non lo so, ma so. Allora ti spiego io. Pigliare questa barra, a torcere questa banna. E ci faccio portoso con la panna. Ora ho portoso con la ciofisinita. Dice perché? Perché non ci posso fare un portoso più grosso di questo, perché va se no questo si taglia. Certo. Pigliamo una spina e ci calava la spina. Dopo che ci calava la spina, pigliamo un marco che la via cattava, valemmo solo un marco a cattava. E ci fa la filettatura qua. Una volta che ci ha fatto la filettatura qua, poco domani che ho fatto queste qua quadrate, ci ho fatto un porto su un domenzo, è giusto? Sì. Ma a parlare faccio l'estra, però a farlo di mano perché c'è il mio ordine. E ci faccio, ci calo un marco da questo comunque, e ci faccio la filettatura qua. Dopo che ci faccio la filettatura qua, pigliavi la serra o tagliava il centro. Sì. E ci faccio stringare qua per nascere un raggio che nasce quando certo. Ho giro. E qua ci ha fatto carrello, vedi? Che perché ne feci due di questi. Questo per esempio è mezzo pollice. Poi c'è feci chiedi di 5 ottave che l'avevo salvato pure, vedi? E nasce una cuscinetta, vedi? Vedi come sì. Vedi che c'è pure un carrello. Sì, sì. Questa è manifattura fatta mia. E di marcio vola. Complimenti. La vedi? Hai pure una statica. Questa statica è di menano un rosolino cannata. Ci dice una bella sorta. Questa carne ce la cattava in marcio ustivo. È marcio. Vedi, questi sono i certi che facevo, vedi? Questa è qua. Sì. Questi certi facevo a mano. Questo è? La rata a pipa. Questo è il portoreccio, vedi?